Buonasera a tutti. Una precisazione, sì, giusto per fatto personale, si è parlato di queste commissioni, allora io vorrei fare un po' di chiarezza sia su questo che su quello che si è detto fino adesso sulla prima volta. A proposito delle commissioni, consentitemi questo chiarimento, perché siccome io non faccio parte della commissione urbanistica, però io vado anche a quelle di cui non faccio parte, invece dal discorso di questa sera sembra che io non vado alle commissioni, quando io invece vado anche, non è politico, giusto per dovere di chiarezza per i cittadini che hanno sentito, perché c'è stata una prima commissione, la prima di cui si è parlato di questa regione, di questo progetto di variante della regionale 8, che è avvenuta circa un mese fa in presenza dei tecnici, ed è la prima volta dove io, Mauro non c'era, però abbiamo avuto conoscenza di questa e siamo venuti io e proprio anche io e il consigliere Berline, e lì si è parlato per la prima volta dei consigli di maggioranza, io parlo del noi della minoranza, ed è stata la prima volta in cui si è parlato ufficialmente da parte nostra di questo progetto di variante che erano presenti nella regione. Poi, giustamente, ricordava Mauro, c'è stata una sollecitazione da parte di un gruppo di persone, e sulla base di quella sollecitazione noi abbiamo presentato il giorno dopo una richiesta di convocazione di commissione congiunta, proprio perché io non faccio parte di quella nuova urbanistica, in modo da, facendo parte dell'altra, in modo che questa commissione congiunta, anche alla presenza dei tecnici, analizzasse e valutasse eventuali proposte alternative. Quindi fatta questa chiarezza in merito al discorso delle commissioni. Poi, un altro po' di chiarezza, io ritengo sia opportuno fare, ma soprattutto per me stesso, è in merito a un excursus, diciamo, sarò brevissimo, e cioè, prima esisteva un progetto che prevedeva il collegamento tra Lecce e le marine di Melendugno. Io parlo per quello che interessa a me, soprattutto anche a me in modo particolare, facevo parte all'epoca, dal 2004 al 2009, dell'amministrazione per di maggioranza, e ci trovavamo in quegli anni anche a valutare questo progetto inerente alla regionale. Era prevista questa strada che doveva condurre alle marine e che era una strada che parallela alle marine e che nelle intenzioni dei redattori del progetto doveva far defluire, diciamo, portare questo flusso di traffico alle marine e creare un percorso parallelo alle marine, di modo che parallelo e alternativo alla Liguria, ecco, giusto per comprenderci. E arrivava fino a Sant'Andrea, perché Otranto aveva sempre, diciamo, manifestato un'intenzione contraria a che la regionale 8 arrivasse. Quindi questo è un primo progetto. Poi, quindi, fu un percorso, diciamo, alternativo alle marine con destinazione ultima Sant'Andrea. Poi un secondo progetto, che è quello antecedente a questa proposta di variante che oggi dovrebbe essere presa in esame, che prevedeva il collegamento di Lecce alle marine di Melendugno, con Melendugno, per così dire, lambito dalla regionale 8 e con termine del percorso all'uscita di Melendugno in direzione San Fora. Questo era il progetto ultimo al quale eravamo rimasti. Poi ricordo che nell'estate dell'anno scorso, il 2013, si cominciò a parlare e si diceva, ecco, che Melendugno bisognava valutare la possibilità di proporre, no, un progetto di variante, tant'è vero che a me anche il periodo estivo, durante arrivò una domanda da parte del Melendugnese, che però poi dopo non fu pubblicata per ragioni di spazio, dove c'era anche, mi veniva chiesto, e io l'ho fornito, l'ho portato anche qui, e mi veniva chiesto di dare una risposta che cosa ne pensassi in merito al progetto di variante che l'amministrazione aveva intenzione di presentare alla regione. E io in questa risposta dicevo, nella parte terminale, pertanto quanto la proposta, oltre ad esprimere il mio pensiero in merito alla regione, io dicevo quanto la proposta di variante chiedere alla regione, ritengo sia opportuno valutarla quanto prima nell'apposita commissione consiliare, in modo che la stessa, che deve essere discussa ed approvata dal Consiglio Comunale, sia il frutto di un lavoro condiviso che tenga conto del contributo della minoranza in grado di fornire. Quindi c'è un problema, diciamo, di metodo. Cioè oggi, diciamo, viene presentata questa proposta di variante che è stata concordata sì con la regione, però da parte della maggioranza. Io, a mio modesto avviso, dico che visto che si tratta di un'opera comunque così importante che viene ad impattare in maniera determinante il nostro territorio, avrei ritenuto opportuno valutare insieme, anche sentire i consiglieri di minoranza,
che avrebbero potuto, no, al limite, condividere questo lavoro che poi si è ritenuto opportuno di rappresentare alla Regione. Oggi abbiamo questo progetto, perché sennò insieme siamo usciti un po' fuori dal tema, con questo progetto di variante Nettunio viene spaccato in due. Viene spaccato in due perché c'è questa, diciamo, c'è una parte, quella cosiddetta delle ignetrate, che viene proprio staccata dal resto del paese. Cioè come se ci fosse un passaggio a livello. E cioè viene separata una parte del paese dall'altra. Prima considerazione. Diciamo che vengono separati proprio due abitati. Poi si è detto da parte dei sostenitori di questo progetto di variante che Melendugno con il progetto antecedente, cioè quello che lambiva Melendugno rischiava di essere lasciato fuori, veniva lasciato fuori dal traffico. Però l'intenzione dei redattori del progetto era quello proprio di portare il traffico e di farlo defluire anche con questa regionale 8, la quale non voglio entrare nel merito, dire se discutibile o meno, però era quello proprio delle S4 corsie, di portare questo notevole flusso di traffico, no, sulle macchine, proprio per farlo, diciamo, con questa strada così ampia, fare in modo che non ci fosse questo, no, diciamo, quel traffico che notoriamente d'estate c'è, e anche per ragioni di sicurezza. Cioè il progetto, quindi si disse che con il progetto che la prima Melendugno era tagliato fuori sì, ma dal traffico, giustamente. Quindi oggi secondo me non c'è nessun vantaggio con questa proposta di variante. Poi si è detto anche dei problemi che ci sono per la sicurezza, poi parleranno i tecnici con uno dei quali ho colloquiato, ed effettivamente mi hanno evidenziato dei problemi di sicurezza che presenterebbe questa strada, diciamo che a quattro corsie, insomma, ci arriva 130 orari e poi a un certo punto si blocca questa strada, e quindi voglio dire, forse ci sarebbero problemi sì di sicurezza. Quanto all'idea della strada, cioè io ero per la strada Vatto, avevo scritto proprio a voi del Ventuniese, cioè si poteva valutare una soluzione per mettere in sicurezza la strada, e voglio dire, non mi sarebbe dispiaciuto questo. Poi è chiaro, abbiamo assistito a questa storia della regionale 8, che è una tipica situazione italiana in cui si parte 30 anni prima e poi si arriva dopo 30 anni che ancora si discute, e si arriva a lavori che poi vengono bloccati, terminati, poi ripresi, insomma, effettivamente per la gente è difficile comprendere questi meccanismi. Ecco, questo è giusto per fare un po' di chiarezza. Spero di averlo fatto meno me stesso.